Ecco alcune cose che ho capito con l'esperienza. Che la vita è piena di alti e bassi. Senza i bassi, gli alti non avrebbero significato. Che se ti guadagni le cose da solo, le apprezzerai molto di più. Che devi concentrarti su dove vuoi essere, non su dove eri o su dove sei adesso. Che la differenza tra chi sei e chi vuoi essere consiste in ciò che fai. Che se dopo aver provato e riprovato una porta non si apre, vuol dire che non era la tua porta. Che quando un amico fa qualcosa di sbagliato, non dobbiamo dimenticarci tutte le cose giuste che aveva fatto prima. Che i veri amici ti dicono le belle parole dietro la schiena e quelle spiacevoli in faccia. Che essere una brava persona non vuol dire perdere tempo per dimostrarlo. Ho scelto di riempire la mia vita di esperienze, non di cose materiali, per avere storie da raccontare e non oggetti da mostrare. Uso il mio sorriso per cambiare il mondo. Non voglio che il mondo cambi il mio sorriso. Non ho mai impoverito i miei sogni per adattarli alla realtà del momento. Ho migliorato le mie convinzioni per farle corrispondere al mio destino. E nonostante tutto, sono convinto che la parte dei giorni migliori della mia vita debba ancora accadere. A volte devi attraversare i momenti difficili per renderti conto di quanto sei forte. Ti sorprenderà sapere quanto puoi andare lontano partendo dal punto che pensavi fosse già la fine. Dai un senso alla giornata di oggi, perché non potrai mai più riviverla. Quando rinunciamo ai nostri sogni, la nostra anima muore, anche se il nostro corpo continua a vivere. Alcune persone sono vecchie a 18 anni e alcune sono giovani a 90. L'età è un concetto creato dall'uomo. Pochi anni di lavoro duro possono produrre un'intera vita di libertà. La vita è il treno, non la stazione.